Vediamo ora il caso dello specchio convesso. Come sappiamo, lo specchio convesso fa divergere i raggi riflessi che quindi si allontaneranno tra loro dopo la riflessione. Cioè questi raggi si allargano e quindi non potrà mai formarsi un'immagine reale, si formerà sempre un'immagine virtuale, formata dai prolungamenti all'indietro, prolungamenti geometrici dei raggi riflessi. Infatti i raggi riflessi, abbiamo detto, si allargano, divergono, i loro prolungamenti invece geometrici vanno a convergere in un punto che ci permetterà di trovare l'immagine virtuale, che si troverà dietro lo specchio, dove naturalmente i raggi veri, i raggi luminosi veri non possono arrivare, perché i raggi luminosi veri rimbalzano sullo specchio che è fatto di metallo. Lo specchio non si lascia attraversare dai raggi di luce. Quindi i raggi veri rimbalzano, tornano indietro e divergono. I prolungamenti geometrici vanno a convergere, ma non sono più i raggi veri, perciò l'immagine è virtuale. Si formerà quindi dietro lo specchio e vedremo anche diritta. Per costruire precisamente questa immagine virtuale utilizziamo i soliti quattro raggi di prima uscenti tutti da B. Il raggio che corre parallelo all'asse ottico e si riflette in modo tale che il suo prolungamento passi per il fuoco, che si trova qua. Come sappiamo, si tratta di uno di questi raggi che proviene dall'infinito, paralleli all'asse ottico. Per esempio questo rimbalza sullo specchio, diverge e il suo prolungamento però passa per il fuoco. Lo vediamo anche qua, si riflette, però si riflette con angolo tale che il suo prolungamento passa per il fuoco. Poi prendiamo il raggio verde uscente da B, che è quel raggio che se non ci fosse lo specchio, o se lo specchio fosse trasparente, questo raggio andrebbe a finire nel fuoco. In realtà non può arrivare nel fuoco perché incontra lo specchio riflettente e si riflette parallelo all'asse ottico. In pratica quel raggio potrebbe essere questo, però bisogna invertire il verso di percorrenza, quindi proviene da quassù, dall'alto a sinistra, vorrebbe andare nel fuoco. Ma in realtà viene riflesso prima quando giunge sullo specchio e viene riflesso parallelo all'asse ottico. Quindi abbiamo quindi visto questo raggio verde che vorrebbe andare nel fuoco, ma viene riflesso prima parallelo all'asse ottico. Poi prendiamo il raggio rosso uscente da B, che è quello che si riflette nel vertice con angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza, quindi si riflette simmetricamente rispetto all'asse ottico. E infine prendiamo il raggio giallo, che è quello che vorrebbe arrivare nel centro. Naturalmente non può arrivarci perché incontra prima lo specchio e viene riflesso indietro sulla stessa identica direzione. Sarebbe infatti un raggio come questo che arriva, si riflette sullo specchio, è indirizzato verso il centro, ma non può attraversare lo specchio per arrivare al centro e praticamente si riflette perpendicolarmente alla superficie perché arriva perpendicolare alla superficie e si riflette perfettamente all'indietro su se stesso. Dunque abbiamo questi quattro raggi riflessi, questo qui, questo verde, questo rosso e questo giallo. Come vediamo sono quattro raggi divergenti, il blu, il giallo, il rosso, no, il blu, il giallo, il verde e il rosso. I loro prolungamenti all'indietro vanno a convergere in questo punto B'. Quindi la persona che guarda qui da destra vede questi raggi divergenti che si allargano, ha l'impressione che la sorgente si trovi qua. Una sorgente dritta, rimpicciolita, che si trova dietro lo specchio.